La mia pastiera, la pastiera di grano napoletana. E chi è che non piace? Io da quando ero piccolo la sognavo pure di notte. E credetemi, penso più a lei che a mia moglie. Per me l'esaltazione deve essere la ricotta, il grano, il profumo dell'arancio, dei canditi. Cominciamo con la prima fase, il grano. Ci aggiungete l'acqua, un pizzico di sale. Lo si lascia bollire per 3-4 minuti. Lo si lascia sempre con il coperchio sopra per circa 12 ore. Mi ricordo mio nonno, lo metteva in ammollo 3 giorni prima e mio nonno me lo trasmetteva con amore. A questo punto togliamo l'acqua in eccesso. Aggiungiamo o il burro o la sugna. Io in questo caso ci metto sia il burro e sia la sugna. Il latte, immancabilmente, voilà. La scorza di arancia che non può mancare e una bacca di vaniglia. Mettiamo tutto a cuocere fin quando non diventa una crema. E voilà, e lo lasciamo andare. Eccoci qua, questo è il grano ottenuto. Prendiamo una bowl, mettiamo il grano, la ricotta. Stemperiamo bene. Aggiungiamo lo zucchero. Ci mettiamo i cubetti tritati all'interno. A questo punto aggiungiamo le uova, le abbiamo sbattute e le abbiamo setacciate. Mettiamo fior d'arancio e aggiungete l'acqua e la scorza di arancio. Vi dà un profumo eccezionale. Mescoliamo con un frustino. Pasta frolla la andiamo a fare come se lo si faceva una volta. Disponevamo la farina tipo fontana. Mettiamo lo zucchero al centro, il burro, l'arancio grattugiato. Mescoliamo bene lo zucchero e il burro fin quando non diventa un composto liscio e omogeneo. Aggiungiamo le uova, poco per volta, così si mescola meglio. Qua è un piacere, è un divertimento. Adesso lo mettiamo a riposo per circa 20 minuti in frigo. Una volta che si è rassodata la pasta frolla, foderiamo la tortiera. Guardate la farina, che bello! Ne mettiamo un po' sotto e cominciamo a stenderlo così. Andiamo a foderare la pastiera. Perché pastiera? I famosi pescatori che una volta giunti a terra, l'indomani che avevano fame, avevano ancora queste materie prime. Hanno detto, dai, prendiamo quella pasta di ieri e così è rimasta pastiera. Si toglie l'eccesso e questo qua ci servirà per fare le strisce. Puliamo bene i bordi. Andiamo a bucherellare. Se non la foriamo, può succedere che si formano delle bolle d'aria. A questo punto ci mettiamo il ripieno. Ecco la pasta di arancia, l'abbiamo frullata. Lo si può stendere o con un po' di farina o con zucchero a velo. Una volta ottenuto questo disco, lo andiamo a posizionare al centro. Ci mettiamo il composto ottenuto. Andiamo a completarla, mettiamo 4 strisce orizzontali, si spinge bene sui bordi, togliamo l'eccesso di pasta frolla sui bordi e la mettiamo a forno per circa 50 minuti a 180 gradi. Aprendo leggermente dopo 20 minuti l'aria che entra fa abbassare un po' il composto che tende a gonfiarsi. E voilà, la pastiera è pronta. Questa è la mia pastiera, la mia umile pastiera. Vediamo. È tutta dritta e ben cotta e dorata. Aspettiamo di vedere la vostra. Intanto io me la mangio.